Emanuele Sbabo, nuovo allenatore responsabile della squadra di Schirol. Allora, finalmente sono arrivate due belle vittorie. Sì, sono arrivate due bellissime vittorie, tutt'altro che scontate, e sono stati bravissimi i ragazzi a mantenere sangue freddo per tutta la durata della gara. E Alessio Berlanda che si è superato, nonostante il meno giovane, è riuscito ad arrivare lì a un passo della vittoria con ragazzi che hanno 20 anni in meno di lui, e quindi onore a lui che si è preparato bene, è arrivato ancora molto brillante. Lele Bekis non ancora al 100% a mio parere, però questo è il suo percorso e sarà di buon auspicio per il mondiale dell'anno prossimo. Poi una Lisa Bolza ritrovata e sicuramente molto più motivata di inizio stagione, quindi penso che abbia ingranato e si è sbloccata definitivamente. Alba Mortagna su questo percorso è sempre stata molto competitiva e sono convinto che potrà migliorare da qui alla Russia, e quindi sicuramente avremo ancora delle ottime soddisfazioni. L'importante qui era sbloccarsi, visto il primo esordio difficile in Svezia, dove non avevamo percorsi molto congeniali alle caratteristiche di questi giovanissimi atleti, e sono molto positivo per il prossimo proseguo della stagione e a iniziare da domani, dove le gare distance con un livello molto alto, e speriamo, incrociamo le dita e tifiamo i nostri ragazzi. Bene, forza Italia. Grazie.